Seconda edizione del concorso Canoro Giovani Talenti, una voce per donare. Questa sera a Bitonto in Piazza Cattedrale abbiamo il presidente della giuria, Serena De Bari. Buonasera Serena. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui con voi. Allora, sarai un presidente di giuria inflessibile o flessibile? No, sarò molto flessibile perché io nasco sul palco, quindi in questo momento io cosa posso fare? Posso immedesimarmi nei loro panni e vivere il momento con loro, perché io sono una cantante, la giuria non mi appartiene, però quando capita mi cimento in queste cose. Senti, che cosa cercate questa sera? Chi verrà fuori stasera? Allora, io credo che stasera cerco la personalità. Credo perché per un artista è molto importante riconoscere la personalità e l'identità. Perché sentire una cover fatta e rifatta nello stesso modo per me non ha valenza. Io voglio il diverso, voglio l'originalità. Perché oggi si cerca qualcosa di davvero diverso, perché il mercato musicale presenta così tanti artisti che bisogna trovare veramente qualcosa che possa stupire il pubblico, e spero di trovarlo stasera. Questa sera soprattutto protagonista è la beneficenza, perché appunto una voce per donare vuol dire che sotto il manto di questa bellissima Madonna, siamo nella festa patronale, quindi Maria Santissima Immacolata, vorrei che questo manto toccasse il cuore di tutti noi. Non c'è mai limite, non c'è una scadenza per la donazione, quindi anche stasera chi lo vorrà potrà benissimo avvicinare il nostro presidente organizzatore Franco Naglieri, perché ecco, siamo qui per questo motivo. Il grande Franco Naglieri. Il grande Franco l'infaticabile. A cui veramente faccio tanti complimenti, perché glielo dicevo oggi in un incontro pomeridiano che abbiamo avuto prima dell'evento. Questa sera sono qui in veste di presentatrice, ma sono anche un'organizzatrice, quindi so quanto lavoro c'è dietro per organizzare un evento. Quindi senti, ti faccio i complimenti. Come si articolerà la serata? Avremo l'esibizione dei nostri cantanti, ovviamente avremo il presidente sia della Frates che appunto Franco Naglieri, anche il presidente soprattutto della festa patronale, che faranno il loro intervento. Sentiremo i nostri giovani talenti e poi ovviamente la giuria decreterà il vincitore. Siamo con Franco Naglieri, presidente dell'AIMA. Allora Franco, un'altra serata di beneficenza e tu sei l'artefice, possiamo dirlo. Sì, anche questa è una serata di beneficenza molto importante. È il secondo anno che organizziamo questo concorso Canoro, perché noi crediamo che donare è una cosa che fa parte della nostra vita. Il dono si può dare in tanti modi. Io in questa manifestazione ho voluto donare la speranza ai giovani, perché loro sono il nostro futuro. Quindi i cantanti che si esibiranno in questa serata sono tutti degli aspiranti a cui auguriamo tutto il bene. Quindi ovviamente tutto il ricavato poi di questa manifestazione sarà, come è dell'AIMA, donata alle persone bisognose del nostro paese, in modo particolare con famiglie che hanno problemi oncologici.